Ci dovrei essere, ci dovremmo essere, ci siamo, ci siamo. Allora, come sempre, oddio, un saluto a YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora e un saluto a Code Veronica. Cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire? Intanto torno alla live dopo un periodo un po' sospetto, per un motivo o per l'altro. Volevo ringraziare, oltre che salutare effettivamente tutti quelli che, come sempre, mostrano il loro supporto. Dentro YouTube, al di fuori di YouTube, al di fuori di Twitch, dentro Twitch, nella real life, al di fuori della real life, quindi ovunque, ecco. Vorrei ringraziare il signor Luca Zack, che nella scorsa live si era unito effettivamente, che ha dimostrato anche il suo supporto, e voglio ringraziare anche che ha deciso appunto comunque di rincotonirsi, ma anche la signora Sobotina, spero si pronunci in questo modo, che non solo è l'ultima follower in questo caso, ma è anche la prima signora del canale, la prima rincotonita del canale. Un applauso alla signora Sobotina, e questo è per lei. Questo è per lei, signori. Momento dedicato a lei. Ora, chiusa questa parentesi iniziale, questo suono di sottofondo ha rotto onestamente tre quarti di cazzo. Tre quarti di cazzo. È dalla scorsa minchia di parte che c'è sempre sto bordello. Allora, intanto facciamo una robetta del tipo: combiniamo questa a questa e yikes. Un attimo, stiamo nell'inventario perché quel suono mi ha seriamente fracassato los cojones. Cos'è successo nell'ultimo periodo? Cos'è successo? Fortuna ha voluto, che poi io sono una persona molto, molto, estremamente, molto fortunata, che si guastasse la cabina del collegamento ottico, della fibra. Questo vuol dire che per più o meno gli ultimi 2 giorni sono rimasto come l'uomo di Neanderthal, più o meno, il cavernicolo. Avete presente i cavernicoli? Io ero lì ad accendere i cerini, ad andare avanti a cerini e a santi, e quindi va bene. Fortunatamente l'intervento del tecnico è stato celere, effettivamente, perché avevo aperto la segnalazione di venerdì. Il sabato, la mattina, praticamente, quindi il giorno dopo, viene, gentilissimo, competentissimo, fa il suo lavoro, entra, esce, spacca, ciao. Veramente ha fatto un grandissimo lavoro, complimenti a questo ragazzo. E 20 minuti di lavorazione è stata, si era semplicemente rotta una saldatura, quindi lo ringrazio. Grazie mille. Grazie mille. Parentesi pure, ringraziamento al tecnico. Si può partire in questo caso. Allora. Ok, e non so come muovermi onestamente, perché intanto usciamo da questa zona, da questo porcaio, da questo merdaio. Ok. Almeno ci possiamo muovere. Oh, signor, che zona de merda. Allora, intanto ricarichiamo questa. Claire non ha uno sguardo molto convinto. Ecco perché. Claire! Io muoverei los chapetos. Ok. Si sa mai. Oh signore! Grazie
dubbio non potete capire quanto possa essere difficile streamare con Veronica. Vi giuro. Vi giuro. Ve lo giuro. Ma un po' perché è un porting. Quindi diciamo che a livello di... Non tanto comandi, perché va bene, i comandi tank uno ci può fare anche l'abitudine. Io ci sono nato, quindi sti cazzi. E il problema principale potrebbe essere la mancanza di impostazioni. Cioè, è proprio un... Avete rotto la mancanza di impostazioni, che è veramente limitante e debilitante al massimo. Porca merda, sta cosa spara confetti avvelenati. Muori. Ok. Allora. Oh, io sono qui. Ok. No! Per fortuna ci siamo, ci siamo, siamo qui. Non si molla un cazzo di centimetro. Ci siamo sempre. Grindiamo come i maiali e si viaggia. Allora. Che brutta zona, cazzo. Questo è un meccanismo di sorting di... Non mi viene il termine. Non mi viene il termine, so cos'è sorting. Ma non mi viene il termine in italiano, scusate, un attimo, momento, 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 sorting, 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 sarebbe tipo ordinare, andare a mettere in ordine, però detto in un modo più, ordinamento, sì, esatto, un meccanismo di ordinamento, d'accordo, figlio di puttana. Allora, ordine, cariche, manda, li manda, vabbè, alla warehouse, al magazzino, al magazzinos, d'accordo. Arma. Cos'hai visto, Claire? Questo momento cutscene di durato più o meno un secondo e mezzo, cos'era? Cutscene! Verrò morso? Verrò morso, giustamente, perché st'arma spara minchie. Meraviglia. Questi sono che posso fare io quando sono in after. Ok. Io immagino, no? I doppiatori, i voice actors di Code Veronica a registrare i suoni degli zombie in sala. Più o meno quello. Mining! Stavo morendo. Aiuto, aiuto, va bene. Mining room key, ok. Hai preso la mining room key, va bene. Aiuto. Via. Morto? Ma quanti colpi ho per curiosità? 135, ho ammazzato. Se ne saranno andati più o meno 4 zombie. Ne avevo 200. 100 cazzo di colpi e passa della balestra per tirarne giù 4. Ma porca mignotta. Che abbiamo? L'assalto, il fucile d'assalto, la R, il Kalashnikov, lo spara senza calcio però, d'accordo. Ah, ok, una di quelle armi con solo... Ma io lo userei nei momenti un po' più di tragedia in questo caso. Non mi sembra ancora quel tipo di momento, quindi va bene così. Qua che abbiamo? Lei? E come sta? T'a posto? Detonatore. Non me ne privo sicuramente. È chiuso, è bloccato. No, è chiuso. Ah, ok, c'è un C4. L'esplosivo è pronto, ma il detonatore è mancante. E qual è il problema? Abbiamo il detonatore. Il detonatore. Ok, l'esplosivo è sensitivo al calore. Al calore? Al calore mi stai dicendo? Quindi se seguiamo questa logica, sta minchia. Va bene.
La logica della minchia. Benissimo. Uno per la scienza prova questo e altro. D'accordo. Claire, non ci blocchiamo negli anfratti. Ok, andiamo, 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 andiamo. E quindi vabbè, andiamo. Tragedia ogni volta. E quindi dicevo, sì, ogni volta registrare Code Veronica è una tragedia. È una tragedia, perché è un porting un po' merdoso, ecco, per usare un termine pulito, però va bene così. Usare la mining room key? Yes. Hai usato la mining room key? Non ti serve più la mining room key. Discardala, discardiamola, scartiamola, va bene. Discardala. La discardi? La discardate voi? Discardiamola. Ok. Questa cos'è? Una gru? Una grouse? Quanta atleticità, Claire. Claire, ti ho appena fatto il complimento sull'atleticità e mi vai a sbattere sugli angoli. Cos'è questo? Allora, c'è un bu... C'è un bulo. C'è un buco. Un buco? C'è un buco che ha la forma di un ottagono. C'era una notizia, una nota. Ok, gas velenoso. In caso di emergenza, seal off sarebbe schiuderlo. Chiuderlo. Schiuderlo. Più o meno. Chiuderlo. Bloccarlo. Sbloccarlo. Seal off. Seal off. Chiuderlo, schiuderlo, sbloccarlo, fare qualcosa, per fare qualcosa, d'accordo. Qua abbiamo porte invisibili, d'accordo. Ushignur, che abbiamo qua? No, già li sento, già li sento, già li sento, questi pochi cazzi, questi pochi cazzi. Balestrina con que... Non vedo una sega, non vedo una sega, Resident Evil, non vedo nulla. Parola cieca, eh? Sto buttando colpi, che meraviglia. Figa, non riesco a colpirvi. Ok, andati, bene. Ok, ah, tutti i colpi, eh? Ma che figlio di Zoccolas. Allora. Basta? I la minchia, grazie. Allora. Che devi fare? Molla l'osso. Schiatta. Grazie. Oh, Claire è ferita. Vabbè, è tutto perfettamente in ordine. Che meraviglia. Che gioco bastardo. Qua almeno ci sono delle erbette. Prendere la green herb. Prendi la green herb. Prendiamo quest'altra green herb. E ci grinniamo. No, 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 no. Famo una cosa. La combiniamo e momentaneamente non la usiamo perché... Questo gioco ci insegna come la cura vada usata solo nei momenti di seria drammaticità e... Qua c'è un'altra però. Ok. Ok. Combiniamo pure questa. Qual è il problema? Ok. Allora. Che si fa? Altre erbe, venghino signori, venghino. Vabbè, a sto punto, sai che faccio? Siccome l'inventario è pieno, e a me questa cosa dà abbastanza fastidio. Tac. Fine, siamo sul fine, siamo sul fine, stiamo bene. Siamo fini noi. Altra green herb, d'accordo. Allora, questa, finta, fintissima. Ah. Bella questa inquadratura. Okay. Ah, c'è una leva per il generatore. Muovi la leva, muovi la leva. Muoviamo la leva. Muoviamo la leva. Abbiamo acceso tutto, credo. Abbiamo fatto un po' di robette, no? Allora. Phoenix, discarda, discarda, discardati, discardati, discarda tutto, discarda tutto. Buongiorno, comunque buona domenica. Allora. Buongiorno,
abbiamo discardato il generatore. Questo vuol dire che questo vuol dire solo una cosa: poter riaccendere. Aiuto! Va bene, ci siamo. Oddio, che cos'è oggi? Allora. Che cos'è quello? No, niente, non si vede una sega. Ogni volta mi devo avvicinare. È una power switch dell'ordinatore. Tirare la leva, la switch. Yes. Sembra che il potere non sia stato alimentato. E qual è il problema? Questo non è l'alimentatore? Controllo di pannello. Il pannello di controllo. Il controllo di pannello. Non posso operarlo. Figlio di merda. Però noi abbiamo acceso il generatore, quindi perché mi stai tanto scagazzando le palle? Perché mi stai tanto rompendo il culo? Non capisco. Non capisco. Qua non capisco. Bov! Oh no. Bio-organical weapons. Non mi piace. Non mi piace questo acronimo. Il suono appena percepito mi è piaciuto davvero poco. Gas mask lock releases if a gas leak occurs. Ok, la serratura della maschera gas si rilascia se viene percepita. Ok, una perdita di gas, d'accordo. E quindi sangue di Giuda. Sangue di Giuda. Ecco cos'era il suono. Ecco cos'era il suono. I ragnozzi del cazzozzi. Però io continuo ad avere una domanda. Ho acceso il generatore. Ho acceso il generatore. Perché non posso ancora. No, qua non mi sa che potevo fare davvero poco in realtà. Qua si poteva fare più o meno una saiga. Niente, vero? No. Mi sa che devo andare nella stanza dei ragnozzi bastardozzi ed evitarli in qualche modozzi. Vediamo. Un po' mi preoccupa come roba. Perché vedo che sputavano anche roba schifosa. Ecco, per tenerci sul pulito. Era questa? Sì. Sì. Signori, ci tocca. Io. Aspettate perché. Teoricamente. Io non vorrei sprecarla, giusto? Però. Se la situazione lo richiede, non so se sono così cazzuti da. Ma si possono evitare? Magari famo una roba tipo. Tipo mi sono bloccato? No, ok. Cos'è questo? Colpi? Bellissimi, prendi. Altro? C'è un qualcos'altro qui. Altri colpi di lusso, d'accordo? Sangue di Giuda, muoviti! Muoviti, Claire! Ok. Bow and arrows, d'accordo? Ci stanno. Sembra essere la parte di un ordinatore, va bene. La cintura co... Ah, ok, il... Belt conveyor. È rotto. C'è un gap. C'è una mancanza, c'è una. Sì, il belt conveyor sarebbe il. Il gancio trasportatore, mettiamola così, ecco, per farla in un termine poco arcaico. Porca merda! Non c'è una sega! Questo vuol dire. Oppa, oh cazzo! Cosa sta facendo? Calma! No! Madonna, nel mezzo proprio! Ma è un problema! È un problema, io non so cosa. Che ho i fi devo fare? Scusate. Scusate. Io sarò stronzo, giusto? Però. Fatemi riflettere. E questo vuol dire girare intorno. Io ho acceso. Cosa ho acceso io qua?
Io ho acceso il generatore. Quindi per quale cazzi di motivi? Ma mi prendi in giro? C'è una... Antibo gas handle with care. Ok, c'è una nota. Ok, antibo gas handle with care. Fare attenzione perché c'è del materiale antibo, anti-arma B organica sminchiata, va bene. Il potere non è stato alimentato. Ora mi stai cadendo sulle palle. Ora mi stai cadendo sulle palle. Io ti ho chiaramente acceso. Allora, torniamo là dentro. Ah, Cod Veronica. Ah. E famo i viaggi. Torniamo qua. Scusami, perché... Guarda la... Ma porca Eva. Vaffanculo. Il potere è stato ri... Il potere, il power è stato ripristinato. Ripristinare l'energia elettrica? Vamos. Ok. E luce fu! E luce fu! E luce fu! Finalmente si vede qualcosa. Ecco. Signori, la live è iniziata in questo preciso momento che la corrente è stata effettivamente ripristinata. Ok, d'accordo. Va bene. Guarda, guarda, guarda che potere. Anche la soundtrack è partita insieme all'elettricità. Incredibile questa cosa. Ok. Questo vuol dire che io ti posso premere ora? Ok. Oh, oddio, rutto tattico. Madonna mia. Mamma mia. Cosa mi è uscito? Che è successo? Ho sentito suoni terrificanti. Qua è successo qualcosa? In base a come si è mosso, potrebbe essere andato qui dentro. Oh signore. Oh signore, in tragedia è finita. Una Magnum può essere vista. Ovviamente il fuoco mi sta fermando dal prenderla. Ma te pare? Ma ti pare? Ma ti pare? Ma ovviamente. È giusto così. E quindi che il fuoco mi ferma dal prenderla? Cosa implica questa cosa? Il non poter prenderla, giusto? Giustamente. Ah, io andrei un attimino qui dentro. Per motivi a me sconosciuti, in realtà. No, vero? No, 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 va bene, niente. Stavamo scherzando. Allora. E se tornassi un attimino indietro del tipo qui, e comunque abbiamo ripristinato la corrente, penso, in tutta quella che è la struttura in questo caso, quindi mamma mia che schifo. No! Andate via! Oh, che schifo, via! Va bene, va bene. Nice. Ecco, se io tornassi qua. Allora, calma. Ho troppe robe. Caccia questo. Caccia questo. E vai, intanto prendi queste. Ok. E basta. Intanto combiniamo sta schifezza. Ti è. E così. Sì,
Soltanto libri inutili qui. Sembra che qualcosa sia stato trascinato qui. Giù di qui, giù di lì, giù da lì, giù di lì, giù da lì, giù per lì. Trascinato? Che cazzo fai? Ah, spinge! Ok. Bella questa inquadratura. Questo è un po' il tipo di inquadratura che mi immaginerei sul remake di Code Veronica, no? No, ci sta. Questo più o meno. Porca merda! Bello grosso come sorcio, eh? E quello pure un brattone bello grosso. Mamma che schifo, via. Che abbiamo qua? Butler's Letter. Butler. Dimenticanze, dimenticanzo. Maggiordomo, maggiordomo. Nota del lettera del maggiordomo. Signor Alfred. Per favore, perdonami. As I'll tell you of my abrupt departure by leaving this letter. Madonna, il linguaggio aulico. Abrupt. Abrupt, abrupt, abrupt. È quello che mi sta fottendo qui. Abrupt, fermi. Abrupt. Abrupt, brusca, brusca. Allora, devo dirti della mia brusca, della mia frettolosa, va bene, in base a quello che è il contesto, di partita. By leaving this letter. Ah, lasciandoti questa lettera in ogni caso. Cioè, ok, comunica al signor Alfred che se ne sta andando lasciandogli questa lettera. Porca puttana. Ho prima servito tuo padre, Lord Alexander. And for so long shared in the joys and sorrows of the Ashford family. Ok. E ho servito per così a lungo e condiviso le gioie e i dolori della famiglia Ashford. Ok. Lord Alexander è scomparso inaspettatamente 15 anni fa. Then an accident during an experiment took the life of Order Alexia. Ah, ok, poi un incidente durante uno degli esperimenti ha preso la vita della nostra cara Alexia. Ah, vabbè, finita in tragedia un po' per tutta quella che è la generazione. Sei stato forzato a diventare il capo della famiglia a un'età molto giovane. E hai quasi perso la tua sanità? From the sorrow of having lost of your family members at once. Ok, dal peso, no? Dalla tristezza dell'aver perso tutti i membri della tua famiglia in una volta sola. Ok. There was nothing I could do and I felt powerless. Non c'è stato nulla che potessi fare e mi sono sentito senza poteri, comunque incapacitato di fare qualsiasi cosa. I first thought that I should kill myself to apologize. Ok, ho inizialmente pensato che mi sarei dovuto suicidare per in qualche modo scusarmi. Ok, ah beh. Va bene. I then realized that it will be an insult to our dear Lord Alexander and Alexia. Ok, ho poi realizzato che poteva trattarsi di una qualche forma di insulto, ecco, al nostro caro Lord Alexander e ad Alexia. Nell'altro mondo, ok, una mancanza di rispetto, mettiamola così, perché erano andati. Scott Arman. Vabbè, maggiordomo della famiglia Ashford. Povero Scott. C'è una leva. Tira la leva. Tira la leva. Aia. Ah. Che cos'è? Aia, che comunque grazie per avermi fatto perdere due diottrie all'occhio destro ed una e mezza all'occhio sinistro con questi flash improvvisi. Loro ci volevano, come il pane. Grazie mille, grazie mille. Allora, plant pot. Ok, questo è il vaso di una pianta. Non me la conta giusta. Sembra essere un vaso ordinario, ma sì, cazzo. Il cazzo, su Resident Evil. Ah! Infatti. Non c'è mai nulla di ordinario su Resident Evil. Dimmi, che cosa sei tu? Chiave del. Ma
Machine room key. Machine room key, machine room key. Machine room key, se non mi sbaglio, potrei sbagliarmi in maniera terribile. Devo tornare indietro. La machine room key, signori. Quindi via ste schifezze, per l'amor di Dio. Saliamo, Claire, con questa agilità. Machine room key. Potrebbe essere qua? No, questa è... No, non è qua. Non è qua. No, questi sono gli alloggi dei ragazzacci. Non è qua. Quindi ancora più indietro. Allora, panico. Qui. Qua. Qua. Ok. Allora, questa era una porta chiusa, giusto? Questa che c'è qui. Dimmi che sei tu. Sì, ok. Non ti serve più? Nice. Yes, via. Dai, questa è, d'accordo. Suono idilliaco. Cosa abbiamo qua? Che c'è qua? Questa? Claire, Oh, signor! it looks like there's an Australian observation base about 7 miles away from here. That Steve! should be our target. That should be our target! Great news! And take a look at that. It's a digging vehicle. If we break the wall with it, we might have a chance. Ok. Okay, let's do it! Let's do it! Steve! Non mi fiderei tanto, va bene che dobbiamo diggare, però. Danni? 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 Non è andata tanto bene con l'aereo, Steve. Guarda, Claire, in che posizione comoda. Ehi, con quell'occhio ti si vede, eh? Guarda, guarda. Minchia. Niente. Steve, watch out! Becille! No, vabbè. Porca merda. Minchia, Steve. Incredibile, incredibile. Sempre lui, sempre lui. Non si smentisce mai. Per guardare il culo a Claire. It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Ai ai ai. Come on. We've got to shut off the gas. Dobbiamo, If sì, we dobbiamo. split up, we'll have a better chance of stopping it. Sempre questa cosa Okay. dello splittarsi è una roba che onestamente. Steve! Cioè. Don't forget. We'll get out of here together. Mamma mia, però sta roba io veramente. Ma perché vi dovete dividere? Ma qual è la minchia di logica? If we split up, we'll have a better chance to do it. Ma sto cazzo, ma non funziona così, non vi dovete dividere, non vi dovete, non è scritto da nessuna parte, porca merda. Comunque dobbiamo chiudere il gas, questa è la perdita di gas, e qui ci siamo. A questo punto la mia idea è quella di andare di nuovo nella stanza dove c'erano i ragnazzi bastardacci. Perché considerando la perdita di gas dovrebbe essersi sbloccata la serratura della maschera. In teoria, quindi cercando di evitare tutta la... Porca! Che cosa sta facendo? Mi ha ingravidato. Che fa? Ma ha tirato giù! Che cos'è quella merda? Che cos'è? Mi ha cagato sulla schiena. Cioè, aia! Che sta merda!
Poison? Avvelenato? Aspetta. Avevo visto che c'era del... Ok. Erba blu sta crescendo qui, usare? Sì. A posto. Non è successo niente. D'accordo. Ci siamo curati con l'erbetta blu. Benissimo. E... cosa volevo dire? Non lo ricordo. Allora... ah no, giusto, la camera dei ragnozzi, la camera dei ragnacci, quindi qui dentro, yes. Boh, vediamo se effettivamente la minchia. No. Quindi un viaggio a vuoto. E allora l'idea è provare a tornare là dentro. Ma io non ho la maschera. Come faccio a tornare là dentro senza maschera? Per favore, evitiamo di farci ringravidare. Ok. Allora, calma. Calma. E... Che palle, veramente. Torniamo là, d'accordo, va bene, torniamo là. Ma mi fa entrare senza maschera? Domanda. Cioè, posso? No, non posso. Che cazzo dovrei fare io? Non ho la maschera. A meno che... magari qui è successo qualcosa, no? Nella stanza... dello zombie ingabbiato. Salve. Io non vorrei disturbare, ma... ah, intanto c'era un... non si vedeva una sega al buio. Qua abbiamo un rullino, ok, e colpi di pistola nascosti nell'angolo, giustamente, mi sembra giusto. Ma per il resto? Scartoffie, ma non sembrerebbe nulla di utile. Questo è il macchinario per, ok, per dare forma ai metalli. No. Mi sto perdendo qualcosa in un bicchiere d'acqua. Qualcosa. Provo allora a tornare sotto. E allora, che disgrazia. E non so però. Allora, calma. Evitiamo come... porca merda! No, non mi dire di nuovo! Porca puttana! Di nuovo! Basta! No, intanto... cazzo! Dai, però. E siamo a due. E che dobbiamo fare? Ah! Ma, scusami, ho usato il... scusate, io mi sto un attimino perdendo in un bicchiere d'acqua. Posso? Cioè, ma mi è piantato sopra tutta la cazzo di generazione, praticamente. Mi ha sulla schiena tutta la famiglia, l'albero. Claire? Ah, io farei una robetta? Anche se sono poisonato, voglio salvare, anche perché aspettare che sti stronzi si...
Però che puttanata, veramente! Che... Mi fai salvare? Grazie. Ah, intanto mi riavvicino un attimo. Ok. No, ma che merda? Che merda? Che disgrazia? Che schifo? Ok, e qua ci siamo. Aspettiamo che il terzo merdoso se ne vada. Che fa? Ti levi? Ti levi? Giovane! Ma intanto qua non abbiamo un altro, vero? C'è l'indentazione della forma di una alabarda. Ok. Ok. Perfetto. Siamo nella merda in teoria, giusto? A livello di vita. Io dovrei andare. Dovevo posare il rullino. Porca Eva! Torniamo dentro. Mi sto tiltando, mi sto triggerando. Allora, posa sto rullino. Calma. Dov'è? Posa sta roba. E andiamo. What a minchiata. Via di qua. Perché sta inzuppicando? Sta morendo, ragazzi. Ci sta crepando. Ma io sono senza le minchie di Words. Vabbè, meno male che. Dimmi che mi riavveleni. Dimmi che quella puttanata mi riavvelena. E io droppo il microfono a terra, cazzo. Cioè, pazzesca sta minchiata. Che merda di meccanica. Sono inschivabili. Sono la merda del gioco. Non ho parole, davvero. Non ho parole, cazzo. E quindi seguendo il ragionamento io qui dentro non posso entrare. No, perché c'è sempre il minchia di gas. Va bene. E io vorrei capire un attimo che cazzo dovrei fare a questo punto. Ok. Io quello che posso provare a... Porco Giuda! Avvelenato, te pare. Quello che posso provare a fare è tornare nella stanza dei ragnozzi, perché è probabile che io possa aver mancato qualcosa lì dentro a questo punto. E il dubbio è quello. Il dubbio, intanto togliamo sto veleno de merda. Ok, ci siamo? Ci siamo. Claire, cortesemente, via. Ecco, una cosa che ricordo effettivamente di Code Veronica, quei ricordi frammentati, sparsi, è la quantità di nemici di merda che ci sono in questo gioco. La quantità di nemici di merda. Forza. Posso? Grazie. Non ci blocchiamo. Oh, con la luce. No, no! Ma porco Giuda! Vabbè, facciamoli fuori e basta. È morto? Porca putt... Mi ha avvelenato? Non se ne può più, signori. Vabbè, l'importante è che sono andato... Ah, ok, c'è una doppia almeno. L'importante è che sono andati, però davvero non... Che tragedia, che tragedia. Che cazzo di tragedia. Allora, intanto io combinerei questa a questa e la usiamo. Ok, almeno ci siamo. Questa, rimettiamo le cose in ordine. Via. Poi, che mi sono perso? Ah, e infatti, al buio, ovviamente, si vedeva una sega. Barcode sticker. È un... Ok, il codice a barre. Codice a barre da poter andare ad applicare dove? Dove? Come?
perché? Aspettate, aspettate che il dubbio mi può venire su questa roba. Ma sarà? Ah! Ora facciamolo partire. Bob! My organical weapon, quindi va nella stanza. Nella stanza dove c'erano i ragnozzi. Guardalo come viaggia. Dove c'erano i ragnozzi. Giusto? Giusto? Houston? Può essere? Sì! E si è sbloccata giustamente. Meraviglia. Meraviglia. Ok, d'accordo. Grandioso, grandioso. Abbiamo la maschera a gas. Allora, quindi adesso devo andare sopra. Sopra, Claire. Sopra, calma. Tornare effettivamente in quella stanza dove c'era il gas, dove Steve ha fatto il danno più totale. Intanto No, ho già salvato prima. No, vabbè, non c'è bisogno. Risalvare non c'è bisogno. Eviterei più che altro sti... Niente. Niente. Niente, niente, niente. Non... niente. Ovviamente mi hanno ringravidato nuovamente. Mi auguro di terminare questa parte nel tempo più breve, veloce, indolore possibile, perché sta onestamente rompendo il cazzo ora. Ora sì. Va bene, siamo avvelenati, d'accordo, grande novità. Ok. Equipaggia ed entra, sì, ora sì. Oh. Ah. Ok. Va bene. Questa? Cosa ci nasconde questa... questa porta nascondevole? Che c'è qui? Ah! Ok, la valvola. La valvola da andare a mettere nel... Ok, uno strumento utilizzato per aprire e chiudere la valvola, sì. C'è un piccolo problema. La valvola, almeno la shape, aveva la forma ottagonale. Questa è solo una forma di un quadrato a quattro lati. Fatemi pensare. Il macchinario per rifinire i metalli. Il macchinario per rifinire i metalli dovrebbe essere qui. Era questo, giusto? La stanza. Dai che piano piano ci siamo. Giusto? Dimmi di sì. Guardalo, guardalo! Come lo rifinisce! Boom, per magia è diventato un ottagono. Va bene. E ci siamo allora. D'accordo. Piano tu. Perfetto. Allora, adesso... Aia. Ah, intanto dovrei andare a... Che sono tornati gli zombie. Che sono tornati gli stronzoidi là sotto. Che palle.
E intanto mi devo. Tanto salverei, prima di tutto. Se sa mai. Una salvatella ci sta. Quindi. Scendiamo. Andiamo. Piano piano. Con calma e circospezione. Quindi apri sta roba. No, non togliamo nulla. Non togliamo nulla. Mettiamo, anzi, eccola qua. E salviamo. Sì. Grazie. Allora. Ok. Ora, effettivamente possiamo andare a chiudere il gas una volta per tutte. Quindi togliamo di nuovo il rullino. Ok, andiamo. No, non è possibile, porca mignotta. Ladra. Bene, aia, che botta. Cazzo di sedia, è sempre in mezzo alle palle o no? Madonna santissima, Claire. Va bene. Allora. Io mi auguro soltanto di non stare messo male a vita. Il cazzo, stiamo messi in tragedia, non male. Ma devi venire per forza. Puoi morire? Ma sta balestra. Questa balestra più o meno fa danno. Ragazzi, io non saprei cosa. Come non tirare qualche santo, onestamente. Cioè, è pazzesca sta cazzo di roba. È incredibile. È incredibile questa cafonata. Mi devo fare ingravidare da ste merde in continuazione? Che due coglioni. Che due coglioni, onestamente. Cioè, non si può passare senza che questi stronzi mi piantino addosso l'albero genealogico. Porca puttana, veramente. Niente, poison, e te pare. Ma che porca. Facciamo una cosa. Mi sono rotto tre quarti di minchia. Prendi questo. E non è possibile. E non è possibile. Siamo comunque nella merda. Bene. Siamo comunque nel dramma più totale. Prendi un'erbetta singola. C'è. Eccola. Caponati questo. Bene. Ora, Claire. Claire. Riusciamo a passare da punto A a punto B. Senza farci ingravidare? Cioè, è fattibile questa cosa? È contemplabile questa cosa in questo minchia di gioco? Oppure necessariamente deve succedere? Ora, io mi metto pure con l'armamento pesante nel dubbio. Guarda, guarda, guardali questi figli di merda come aspettano. No! No, via! Via! Ok. È fattibile. Vabbè, ne vale la pena. Qualche colpetto di pistola per togliermi di mezzo. Ste caponate ci può anche stare. Ahia. Ci può anche stare. Torniamo con questa. Claire, colpiamoli. Ok. Ancora vivo? No. Vuoi cadere? Grazie. Liscio. Ok. Andiamo. Era di qua. Yes. Un attimino devo togliere sta cazzo di sedia perché. Porca merda, levati. Mezzo alle palle tutto il tempo. Ok. Oh signore, finalmente un po' di movimento libero. Dove stava?
Saliamo. Saliamo. Eccolo. Shape, shape. No, Claire. Prendilo giusto. Mi prendi per il culo? Ah, ok. No, pensavo. Cazzin! We're safe now. Think again, Claire. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! Not this time! You game! Che cazzo sto guardando? Ai ai ai, la testa. Ecco. Che momento. Beh, stiamo calmi, eh? What was that? Aia. Cazzi. Questi sono cazzi, non cazzin. Arrabbiato lui, eh? Mi sa che sono nella merda. Bello. Fermo, 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 ferma tutto, Steve, aspetta. Stai lì, non ti muovere. Fermi tutti. Questo, pialo. Prendilo, sì, grande roba, bellissimo. Claire! Claire! What are you doing? What are you doing? Let's go! Andiamo. Are you ready? Ma perché deve guidare Steve? Go for it! Niente. Tragedia, è finita in tragedia. Madonna, che cazzo, incredibile! Right. Right. Claire, maybe we can escape through there. Maybe. Come on, let's go. Ai ai ai. Ok. Claire, come on. Claire, come on. We can get out of this insane place. Inascoltabile, Steve, però va bene, ci sta. Perché non mi piace questa location? Perché mi dà bruttissime sensazioni? Oh, merda. Mi pareva. Si doveva evolvere ora il Pokémon qua. Non è che magari il Battle, lui, il... Porca merda. Il maggiordomo. Potrebbe essere lui. O magari Alexander. Chissà.
sì. Forget about me. Forget about me. È che magari lo sniper serve ora, effettivamente. E Claire. Oh, porca puttana. Via, 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 via. Oh, oh, oh. È inutilizzabile. Ok. È morto? Liscio? Va bene. E direi di cannargli tutto. No, 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 no. Oh cazzo. Ma avvelenato, eh? Ah no, cazzo. Va. Che brutta roba. Ma ho capito, però. Ma ha intenzione di morire oppure non ho capito io? Sto sbagliando. Ecco qua pure potion. Bene. Signori. Scusate. Non mi convince quello che sta succedendo. Per niente. Probabilmente avrei dovuto anche portare un'erbetta. Gli ho tirato addosso tutto. Minchia, è morto ora. Porca Eva. Steve. Eccolo, vabbè, nel dubbio, Steve. Nel dramma, come sempre. Tranquillissimo lui comunque, eh? You're alive. Ma che dialoghi sono? Che dialoghi sono questi? Madonna, Steve. Ma sempre in situazioni di merda ti finisce. C'è niente da fare con te. Oh signore. I'm sorry. Don't worry about it. Let's go. Okay. I swear I'll protect you next time, Claire. Ci è rimasto male, Steve. Dai, va bene. Hai fatto comunque il tuo. We did it! We're finally out! Quanti pixel! Look, there's a snowmobile over there! Australian base with this. Yeah, let's go. Va bene. I won't forget about this, Claire. Ancora non molli.
Se la ride. What is that? Aiuto. Aiuto. Va bene. Va bene. Alexia si è svegliata. D'accordo. Da questo suo sonno profondo. Nel frattempo. In un'isola isolata, Chris Redfield, questo gioco di parole. Ok. Following up on a lead given to me by Leon. Quale voce me lo dici? Ah, lui così, proprio a mani nude, senza nessun tipo di impalcatura, protezione, di niente, lui. Guardalo, guardalo, guardalo! Oh Madonna. Ecco. Ok. Ma è bassissima la tua voce. Chris, alza il tono perché te se sente niente. È perfetto. Quindi ora. Guardalo, guardalo, guardalo accigliato. Cristiano Collina Rossa, eccolo, colle rosso, ma il colo meraviglia, va bene, ci siamo, con Chris, che bellezza, erba verde, sì, cos'è la, ah ok, siamo praticamente, ah siamo tornati alla military, I didn't expect to find another living person left Rodrigo. On this island, who are you? I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Ma che minchia di voce è, Chris? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Ok. Oh merda. Oh no. Ah. E mi sa che ci saluta Rodrigo. Mi sa che ci ha salutato. Devo salvarlo. Chris. Ah. Dedica una luce alla mia mano destra.
Sembra che possa mettere la... Ah, aprire comunque la pietra, esatto, abbassare la... Ok, due mitragliette sono posizionate qui, d'accordo. Però devo trovare il modo di accendere quindi la robetta, interessante. Allora abbiamo... Beh, munizioni della Bogan, as always. Chris ovviamente parte con lo slot dell'inventario ridotto, bellissima roba, Link Ribbon, quindi per ora facciamo una robetta del tipo. Via lo spray, anzi sapete che faccio? Proprio lo spray lo tengo. E... Merda, io sto pensando a una roba del tipo... Tipo che con Chris, se non ricordo male, mi serve l'emblem card. No, stavo pensando al fatto che, avendo lasciato il tutto a Claire, perché loro lo condividono effettivamente l'inventario, o almeno la cassa oggetti. Brutta roba. Brutta roba, perché gli ho lasciato praticamente tutto. Vabbè, salviamo. Che cazzo, salviamo, sì. Allora. UG, ok. E possiamo questo qui. Ecco, magari famola in un modo un po' più intelligente. Ok. E via. Va bene. No! Ma intanto prendi sta roba. Abbiamo di nuovo il signorino. Oh cazzo! Chris! Chris! Conviene muoverci, eh? Fa niente? Ulla! Che c'è qua? Colpi pistola, benissimo. Vabbè, altri Bogan che non abbiamo modo di usare praticamente. Apparentemente un interruttore che chiama l'ascensore. Chiamarlo? Sì. Ovviamente adesso devo aspettare che arrivi, quindi devo sopravvivere qui. Chris, perché ti devono stunlockare? Cioè, in questo gioco tre quarti dei nemici ti stunlockano. È un dramma. Io poserei la pistola però, forse sono un pochino più veloce. In base a quella che è la situazione, potrebbe anche servire. No, evitiamo di andare dove sta andando il cazzo di serpente, Chris. Cortesemente. Che punto è l'ascensore? Dai che ci siamo. Dai che ci siamo, dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Niente. Chris, porca merda, ma una volta che ti colpisce. Sì, ma vai a fanculo, mi verrebbe da dire. Cosa mi sta danneggiando? Sono danneggiato. Vabbè. Vabbè. Va bene così. Questa già è una cafonata, ma d'accordo. Una mezza cafonata. Ma quindi Alfred è andato in tutto questo? Ci ha abbandonato? Eh beh, direi anche. Sparato, caduto da un'altezza pari a quella della caduta di Gandalf nel Signore degli Anelli. Eccoli qua, i nostri guys. Ma si possono evitare? Possiamo fare una robetta del tipo... Io vi evito... Ci conosciamo, ci siamo visti e niente, ci vogliamo bene, volemosi bene, una cosa di quel tipo. Perché se si può fare, di lusso, eh. Ok. Qui che abbiamo? Ah, quella è barricata. Ah, aspetta. C'è un bottone nel pannello. Yes, come aveva fatto Alfred.
Ed il carro armato si muove. Ok. Colpi pistola, nice. Prendiamo. Benissimo. E via. Abbassare un attimino. Ok. Perfetto. Allora. Questo? Ah, ok, una botola. È strettamente bloccata. Non posso aprirla da questo lato. D'accordo. Colpi di pompa? Va bene. Blue herb? No, perché voglio prendere prima la green e la combiniamo. A sto punto. Ok. E facciamo questa robetta del tipo tac tac. Un genio io comunque. Un genio. C'è della genialità in tutto questo. E si prende questa. Yes. Ok. Meraviglia sentire tutto questo. Ah, giustamente. L'ha usata? Sono un coglione. Sono un coglione. Beh. Ha usato l'erbetta. Vabbè. Ha usato l'erbetta. Bene. Ah, che cosa? Apri. Ah, che sta succedendo? Apri il... Ok, il comodino. Ah, quale aprire? Blu, rosso, verde, marrone. Non si apre? Questa mi sa di smandrappata. Brutta roba. Ovviamente non c'è spazio. Porca merda. Porca merda. E io poserei questa. I colpi li tengo nella speranza di trovare a breve il nostro amico pompa. A questo punto, e se ci sono i colpi c'è anche il pompa. È una legge scritta, è una legge divina. Quindi non penso di averlo mancato con Claire. No, sarebbe una stronzata, no? Perché non si sono mai trovati colpi di pompa con Claire. Quindi è una roba, mi sa, che appartiene a Chris, ecco. Allora, intanto posiamo sta schifezza. Questo cos'è? La lava brucia la foresta. Scorre nel mare e forma la terra. Calma, aspetta. Lava rosso brucia la foresta, quindi rosso, foresta verde, il mare blu, terra marrone, rosso, verde, blu, marrone, rosso, verde, blu, marrone. Abbiamo trovato l'inghippo. Rosso, verde, blu. Madonna, che fenomeno. La replica della Luger? Sì. Cosa ciò serve la replica della Luger? Tutto questo? Qualcosa servirà. Si drowns. Va bene, per li posiamo. La replica della Luger.
La replica della Luger. Ma non ne ho la minima idea. Non so a cosa può servire. La replica della Luger. Da posizionare da qualche parte, sicuro. Però dove? Cioè, questa cos'è? Prendere il pacchetto di batteria. Yes. Ok, e qua? Vabbè, ci serve. Va bene. No, sai, no, No, il lato peggiore, Chris. Ok. Allora, aspetta, perché io farei una robetta. Siccome, di quello che ho capito, siamo ancora in questa zona, e in questa zona lui non mi ha fatto buttare la scheda blu quando è stato. E infatti, tendenzialmente, quando un oggetto non serve più in questo gioco, lui lo fa cacciare via. Ora, io non voglio essere stronzo, però penso serva questa scheda ancora. Quindi la portiamo. La portiamo, non si sa mai. Nel frattempo andiamo. Oh, porca merda. Via. Aia. Allora, pack battery, se non ricordo male, serve ad alimentare l'ascensorino che c'è qua. In the theory. Beh, vediamo. Vediamo se riusciamo, come sempre, a divincolare. Ho proprio scelto il lato peggiore, quello chiuso, porca merda. Che meraviglia. Questo era il lato giusto. E questo ragazzo però è un po' nel mezzo della merda. Grazie, giovane. Famo sta roba. E direi che possiamo salire. Direi, ho detto che possiamo salire, Chris. Grazie. Via. Ok. Adesso. Oh, un documento. Ah, è una chiave. Chemical storage key. Va bene. C'è un file, un documento. Report. Nonostante di che alloy. Ah, ok, un anti-invecchiamento, mettiamola così. Allora, abbiamo pianificato di utilizzare l'anti-invecchiamento called deployed per creare. Per creare okay, una capsula che conservi il nuovo bowl, la nuova arma biologica. Ok. Abbiamo cancellato quello che era il piano previsto. This is primarily based upon the fact that despite its excellent resistance to all kinds of liquid. Allora, questo è principalmente basato sul fatto che, nonostante la sua incredibilmente resistenza a tutti i tipi di liquidi, includendo l'acido forte in questo caso, comunque, è facilmente dissolvibile quando immerso con un mix di due chimici, Clemente A e Clemente E. Facciamo Clementina A e Clementina E, d'accordo. Dato dalla sua natura letale. Data la sua natura letale, la nuova BOV. Ma boh. Non posso. Non possiamo essere troppo attenti. Grabito, che from choosing. Non possono essere troppo. Devono attenzionare alla scelta su quello che è il materiale della capsula in questo caso, ok. Abbiamo invece deciso di usare il deployed per creare la porzione. Ah, della piastra dell'aquila in questo caso, ok.
Ok, che brilla in un blu indaco. D'accordo. Informazioni sulla Clementina, sul Clement. Il tipo A è usato per il mantenimento delle armi. Possiede... Non possiede, ok, non possiede caratteristiche particolari in questo caso. Ad ogni modo, il tipo E cambierà colore al blu. Ok, cambia colore al blu se tenuto ad una certa temperatura in questo caso. È una coincidenza particolare che la temperatura sia esattamente la stessa della data del completamento della struttura. Della struttura d'allenamento. Oddio. Che cos'era? C'era scritto in una nota. December 8. December 8, quindi 8-12 o 12-8. Veniva indicato come December 8, se non ricordo male, quindi 12-8. Based upon our analysis of the E-type, we believe that Clement possesses more features. Ok, basandoci su quelle che sono le nostre analisi sul tipo E, crediamo che il Clement possegga più caratteristiche, più features, ok. Quando nuove informazioni saranno... As new information is learned... Vabbè. Quando ci saranno altre informazioni, aggiorneremo questo file. D'accordo. Vabbè, abbiamo capito che c'è questa combinazione, no? Di materiali. Di chimici. Clement A e Clement E. Dovremmo combinare sta roba, a quanto pare. E da tenere a mente la data del... Queen, the king. Who was is that? Loved, but the queen was feared. Hola. Salve. Who is that? Alexia? No. She's already fully awake. Wesker. Chris, oh little fishy, come see my hook. Oh little fishy. Chris, I'm sending some company to keep you. No, che some company. Oh merda. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy. No. Enjoy. La risata più cattiva del secolo, cazzo. Enjoy. Enjoy the silence, Chris. Estamos en la mierda? Oh, porca puttana. Enjoy no, eh? Che famo, enjoy? Brutta, bruttissima situazione. Bruttissima, terribile come situazione. Quello era un hunter, quello era un minchia di hunter. E vabbè. Signori. L'emblema! Ecco. Era l'emblema. Ma porca mignotta, ma un po' di fortuna, no, eh? E quindi si deve andare a recuperare. Ma che figlio di mignotta. Qua niente, vero? Non credo si possa andare. E ho capito che è caduto nella fogna, nello schifo. Sembra esserci un passaggio sottostante. Madonna santissima. Va bene. Va bene. La roba ta 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 ta. Coltello. Si torna la old way col coltello. Yeah. E non avendo la balestra ora è un po' una bastardata questa, effettivamente.
sono costretto. Oh, porca merda. Questo è... Sì! Oh! Vabbè. Ah. È andato? Sembra essere andato, sì. Va bene. Che abbiamo qua? Scartoffie? Bloodstain, by experience appears to have connected here. Ok. Non c'è risposta. Sembra essersi rotto durante l'incendio. Aia. 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 La maniglia... Ah beh, questa è la maniglia della... Ok. La porta mancante della maniglia. La maniglia mancante della porta. E qui abbiamo una... una roba non apribile. Interessante. Va bene. Quindi... quindi dove schifosamente devo andare? Proviamo a tornare indietro e capire. Allora... e di qua. E non ricordo onestamente. Non ricordo. Proverei un attimino a tornare qui. Sotto non devo riscendere sicuro. Forse qua non c'era l'ascensore. Ci dovrebbe essere l'ascensore. Eccola. C'è l'ascensore, infatti. Direi che possiamo andare con questa. Però dove? Questa è la domanda. Magari siamo a 2F. Facciamo in ordine, andiamo a 1F. Vediamo se qui magari può esserci qualcosa. Pam pere pam pam. Ah, zombie, perfetto. Meraviglia. Equipaggia. Tac, 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 tac. Coltello, non si sa mai. Vabbè, lui è andato. Però c'è il nostro amico qui. Cavolo, si deve ricaricare questa. Spam, 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 spam. Si alza, coltellazzo e dormi tranquillo. No, vabbè, questa era la stanza. Credo ora possa servire perché era la stanza dove c'era il... Oh merda. Oh no. Proviamo ad andare qui dentro. Bah. Questa era quella del... dove abbiamo messo il quadro effettivamente. Il ritratto, infatti, ma no, no, per ora non ci dà soddisfazioni questa zona. E allora mi sa che devo andare per forza all'uno, al quello più basso, al piano più basso. Quindi scendiamo nuovamente. Di 1F, ok. Aia. Questa era la zona bassa dove... Mamma che brutto. Allora, la scala ora si può... Occhio, 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 occhio. Perché... Occhio, occhio, occhio. Scendiamo. Cosa vedono i miei occhi? Il pompa! Fermi tutti allora. Un attimo. Intanto... Ok. Cos'era questa chiave? Chemical storage key. Ok. Qua che c'è? Nastro per salvare. Colpi di lanciagranate. Cazzarola però lo spazio. E comincia un attimino ad andare in merda.
brutto. Un attimo, prendiamo questo. Bello lui. Ah, occupa uno slot. Vabbè, abbiamo risolto il problema. Pensavo ne occupasse due. Meraviglia sta roba. Ah, però sale. Aia. Aia. Questa non me l'aspettavo. Questa un po' mi ha devastato. Brutta. Andiamo di qua. Oh signore. Scala? Sì. Dai, Chris. No. Dentro. Ok. Allora, direi un attimino, calma. Il piano è, posiamo questi. La chiave la voglio tenere perché penso, credo fortemente possa servire nel breve rutto tattico, come un po' questa. Quindi io salverei semplicemente e poi poso il rullino e torniamo sotto. Va bene, famola così. Quindi. Qua. 22 salvataggi. Sono un botto. 22 salvataggi. Ci sono 22 rullini, quindi. Usati. Code Veronica credo sia uno dei più tostarelli. Ma a vederlo anche tra i classici, credo sia anche quello più lungo, effettivamente. Sta mettendo a dura prova. Porca merda. Scendiamo un attimino sotto. Di nuovo tutto, giusto? Sì, quindi andiamo. Yes. Spim. Queste due erbette rosse male non farebbero, eh. Però per ora lui lo evitiamo. Signorino. Ok, anzi, sapete cosa devo fare? Un attimo, perché io penso di aver capito una roba. No, cosa sta roba? Tanto nella logica, in quello che deve essere il mio plan, ci devo andare una volta e devo tornare. Salendo per di qua, c'è teoricamente... la parte dell'arma che può mettere, mi sa, Chris alla pistola. In questo cazzo, ma c'è il gas. E niente, il sogno è finito. Il sogno si ferma qui. Stavo scherzando. Torniamo. Torniamo dove eravamo prima. Niente. Era tutto uno scherzo, d'accordo. Era uno scherzo enorme. Era un prank, signori. Un prank epico finito malissimo. Va bene, riprendiamo questo. Di nuovo si rialza la scala. Ok. E andiamo a questo punto. Per di qua. Questo cos'è? Niente, fintissimo. Queste capsule non mi piacciono, queste capsule. Terribili. Bruttissimo segno queste capsule. Quella è una piantina? Un'erbetta? Un'erbetta verde? Soletta? Vabbè, ci sta. Saliamo. A te atletico, Chris. E qua che cosa abbiamo? Sembra essere il pannello di controllo della capsula. Premere il bottone? E ecco, quelli sono i colpi dell'assalto. Ma bella minchiata, considerando che io l'assalto l'ho lasciato a Claire.
Beh, e li prendo poi nella speranza di ritrovare la cassa e posarli nella cassa, magari. Perché per ora, diciamo che mi attacco. Poche parole. Va bene. Che abbiamo qua? Cos'è sta cosa che sbrilluccica? Oh signore, la doorknob, questa la devo prendere. E un attimo, Chris, perché qua sta andando in tragedia, in merda sta andando completamente. Un attimo, questa cos'è? Pannello di controllo per il turntable. D'accordo, c'è una keyhole. Non è che magari stavo scherzando. E un attimo, dobbiamo cercare di riorganizzare le idee, perché l'inventario si sta un pochino fottendo in questo momento. Qui che abbiamo nel frattempo? Allora, colpi di pompa, e questi male non fanno. Via, presi. Colpi di pistola, ci stanno. Eccoli qua. Prendiamoli, Chris. Ok, va bene. E qui? Un'altra erba. Porca merda, non ho lo spazio! Non ho lo spazio nell'inventario! Non ho lo spazio. Ho fatto una cagata. Allora, torniamo indietro. Via. Chris! Chris! Ok, c'entro la porta. Devo andare a posare per forza le cose nel... nella cassa. Nella cassa. Perché c'è anche da prendere la doorknob. Perché c'è da... Ah, questa è quella che fa il danno. Non si può spostare? No. Niente. Ah, pure. Vabbè, ma quante cazzo di robe ci stanno qua? Non posso prendere nulla. Porca miseria. Va bene. Calma. Calma. Facciamo le cose con un ordine e con un criterio. Torniamo indietro. Ok. Devo posare però il pompa. Ah no, non lo devo posare, giusto. Non si deve posare. Salve. Ok. Sali sta scala. Brutti brutti loro, bruttissimi. Allora io direi di posare momentaneamente. E... dov'è? Allora cacciamo via il coltello. Sembra una scelta folle, ma si deve fare. Obbligata. I colpi, ok. E quest'erbetta verde in questo caso. La chiave la tengo perché penso sempre debba servire nel breve in questo caso. Quindi manteniamoci in questa maniera e andiamo. Lo spray lo tengo perché è proprio l'extreme condition save. Quindi ci siamo e via. Vieni qua. E via. Allora, ora posso recuperare effettivamente la doorknob. Quindi andiamo. Scala. Via. E via di qua. Allora, la doorknob che è utilissima. Eccolo qua. Questa la ingrippiamo.
No! Oh no. Oh merda. È finita? È finita? È finita. Cazzi. Chris? Lo posso evitare? Si può? Oh signore. Bello lui. Chris. Due. No, 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 no. Madonne, madonne, va bene, si è potuto evitare il dramma. E... almeno, apparentemente. Siamo sul fine? Sì, siamo sul fine. Quindi andiamo di qua, andiamo di qua. Ma cosa c'era, quindi, dicevamo? Ah, c'è sta roba? Ah, ok, era per questo. Porca miseria, potevo usarla allora. Va bene, scatta, sì. Si poteva usare, quindi, va bene. Non posso dire a cosa serva. Sentire la temperatura. Ah, questa è la Clementina, una delle due. Ed era il... la data della creazione della facility, che era 8 dicembre. Quindi... December, però December 8, per come viene indicato. Sì. È andata? Sì, perché è diventato blu, quindi sì. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo. E questa ce l'abbiamo. Poi che abbiamo? Cosa? Lui è cattivo. Lui è cattivo. No, 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 no. Mi sa che sta prendendo una roba terribile. Chris, 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 Chris. Christopher. Ah beh, non mi ha... Ok. Va bene. Va bene. Ok. Ora il problema... Vai. Apri. Mamma mia. Il rischio. Il rischio, gente. Il rischio. Bene. Possiamo andare. Allora. Chris, mi piace come... tenga ogni volta la spalla. Allora, allora, allora. E lamentati. Quindi conviene comunque tornare di qua. Oppure l'ascensore. No, sapete che conviene l'ascensore? Così andiamo anche subito a posare la doorknob, effettivamente. Quindi... devo toglierlo il pompa. Porca merda. Va bene. Ok. Via sopra. Di qua. Ora io non ricordo il discorso della maniglia, era 1F oppure al secondo? Forse 1F, il primo piano? Non ricordo. Non ricordo onestamente. Speriamo sia qua. Vediamo. No, questa no. No, quindi era al secondo, era al secondo. Era il secondo pianozzo. Va bene. Ok. 2F, yes. Ora ci sono anche gli hunter in mezzo alle palle, quindi diventa una situazione abbastanza interessante. Va bene. Oh no. Sei morto? No, vero? Che bellezza. Non il muro, Chris. Che stronzi che siete. Carica. Duri poi.
Madonna, lui è ancora intero, eh. E tutti i colpi, sì, dai, tanto. Ancora! Questa roba non è che mi è tanto piaciuta, eh. Vabbè. Di qua, comunque. Se non sbaglio. Forse... forse non è qua. No, non è qua. Porca merda! Era l'altro lato. Era... Ma lui? Ti evitia... Ok, va bene, mi è piaciuto questo colpo e siamo su caution. Che meraviglia, era di qua comunque, va bene. What a beautiful thing. Era qua. Oh merda. No! Ora! Ok. Va bene. No, perché sarebbe arrivato l'Hunter in teoria. E quindi, come la voglio evitare come roba? Ok. E ora, piazziamo sta minchia di maniglia, finalmente. E possiamo andare. Ok. Questa è bella, questa è una bella roba. Dove siamo? Vedo una... Tank object. È il modellino di un carro armato. No, non usa. Check. Volevo fare check, Chris. Vabbè, sì, una miniatura... Miniatura di un carro armato piazzato su uno stand, ok. Va bene, colpi pistola, ok. Let's go. Handgun bullets. E poi basta. Allora, io credo che la miniatura del carro armato vada... possa andare dove c'era il modellino, diciamo, della struttura, in questo caso, della struttura d'allenamento, che era al 2F, in teoria. Se non erro. Quindi, qua devo rievitare sta cazzarola di telecamere intanto. Ok, ora. Riandiamo. Quindi, 2F. Torniamo di qua. No! Ok. Momenti di panico. Secondo piano, andiamo a... No, io sono a 2F, giusto? 1F, scusate. Vabbè. La mente a volte va un po' a fottersi. Ok, di qua. Ah, ok. Brutto. Via. Ok, meno male. Ok. Quindi si mette qui. Sì. Ah, c'è una chiave, un libro e una roba. Turntable. Ah, ok, questo è per... Ok. Quindi devo tornare all'1F. No, quello sotto. Vabbè, c'è un file. Nota sul passaggio segreto. Che è un passaggio? Allora, il passaggio sotterraneo che conduce alla villa dove Alexia ed io viviamo è stato fortemente danneggiato. Ad ogni modo non posso far vedere... Ah, vabbè, tutto questo schifo ad Alexia. Let's go, you're using...
Non posso andare avanti usando il passaggio sotterraneo subacqueo. Che queste persone, che queste, questi marrani locali hanno creato. Ok. Oh, sì. Allora, I think I'll have those prisoners build a bridge. Ok, credo che farò fare un ponte a questi prigionieri. Deve essere un meraviglioso ponte. Ah, che rappresenta la perfezione che è Alexia in questo caso. D'accordo. Ovviamente. Ma che pezzo di merda? Devo uccidere tutti quelli che sono coinvolti nella costruzione del ponte appena terminato, appena finito. So che così che nessuno possa mai sapere, entrare a conoscenza della villa. Ah, della nostra villa, ok. Ma questo può anche andar bene. Visto che non ho alcun tipo di problema nell'eseguire queste, nel portare avanti queste, nel risolvere queste problematiche, ecco. Va bene, non si crea nessun tipo di problema. Una volta che il ponte è completato, sigillerò la entrance. I'll seal the mansion entrance door at the end of the underground waterway. Ok, chiuderò l'entrata sottostante della villa, quella del passaggio subacqueo sotterraneo, d'accordo. The entrance of the waterway is locked by the diorama trick. Ah, ok, l'entrata della waterway, della via subacquea, è bloccata dal trucchetto del diorama. Assicurando la segretezza della nostra villa. Alfred Ashford. Che pezzo di merda. Qualcosa è scritto di... Oh, beside the hole, accanto al buco. The three armies here and the path will open. Ok, conduci qui le tre armate e il passaggio si aprirà. Le tre armate che sono praticamente i tre emblemi, quelli che abbiamo posizionato con Claire in questo caso. Bella merda, va bene. Va benissimo. Allora, ricapitolando, io devo tornare ad 1F. A questo punto lo spray mi tocca usarlo obbligatoriamente, perché c'erano poi gli anterozzi. Quindi per ora riscendiamo. E B1F, giusto. E salverei in questo caso. Salverei pure. Non sia mai. Cioè, sia mai, per favore. Io di drammi non ne voglio. Allora, quindi scendiamo sotto. Pompa lo prendiamo, perché dobbiamo comunque tirar su il meccanismo. Ok. Si va a salvare. Mentre che ci sono queste torbette, le posso anche prendere. Sì. Prendiamo questa e prendiamo quella e via. Climb the ladder. Ma certo, saliamo da sta scala. Andiamo. Ok. Dove sto andando? Calma. Di qua. Quindi posiamo. Uno. Anzi, facciamo una robetta del tipo. Una la porto. Intanto qua il salvataggio. Considerando che abbiamo comunque usato lo spray medico. Almeno abbiamo a disposizione una specie di spray medico fatto in casa, ecco.
e salviamo 16 rullini comunque. Va bene. Quantità importante. Andiamo qua. E riposiamo i rullini. Via. Via, via, via. Oh no! C'è provare, sai? Via. Allora, la chiave per la turntable key, quindi sì, si torna sotto comunque. Tu stai sempre lì, bello fresco, in acqua. Noi andiamo. Calma, giovane. E andiamo qui. Ai ai ai. Ah! Cutscene. Long time no see, Chris. Long time no see, Chris. Wesker? Eccoci. You're still alive? What are you doing here? I came for Alexia. Who? An organization hired me to capture her. Wait. You attacked the island. And my sister. Oh no. Guardalo, guardalo. Piero. Oh no, 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 no. Ride, ride lui. You have no idea how much I hate you. You destroyed my plans. So now I've sold my soul to a new organization. Okay. Now die. Madonna. Salve. Che dobbiamo fare? I figured out that your sister is now in the Antarctic with Alexia. It's too bad you won't be seeing her again. Risata più cattiva del mondo, sempre. Ah. Ma che? Ma che è sta cafonata? Alexia? No! Che sta roba? Oh porca merda! Chris! No, ti prego, non di nuovo, via, no, no, no. E che cazzo, ma fammi... Cioè, fammi riprendere dalla cutscene, no? No, no, lui parte direttamente slappando. Va bene, la faccia. Benissimo. Ceffone mi ha caricato. Allora, la chiave ce l'abbiamo. Ce l'hanno ancora loro? Sono scomparsi? Meraviglia. Va bene. Via. Sì. Ok. Ma madonna, ha tirato una laggata importante. Vabbè. Va bene. Allora. Ah, lì sopra c'è... Aspetta, 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 aspetta. Long time no see, Chris. Wait a second. Spingi sta roba. Quindi... Ok. Vabbè, questa
per Claire a sto punto potrà anche andar bene. Allora, di qua cosa teniamo? Vediamo. Cosa ci nasconde questo? È la parte, ok, è la parte irraggiungibile. Oh merda. Cazzo, devo sparargli. Ok, meno male che... Vieni, questi sono colpi di pompa, yes. Vabbè, i colpi di pistola li usiamo a questo punto perché, considerata la situazione... Ehi, vivo? Certo che sei vivo. Che domande sono? Potresti anche morire per una certa. Veniamo. Ok. Sembrerebbe esserci altro qui. Ah, vedo una roba. Aia. E prendi, sì, va bene, lo slinventario. Yeah. Oh. Ok. Benissimo. E... Ah, questa è la... Beh, a te, stai calmo. Madonna, è vivo il ragazzaccio. Scendere e scendiamo. Io non ho idea di dove sto andando effettivamente. Diciamo che c'è un po' di improvvisazione in questo momento. Ah, il ventilation device. Ok. Ok. E lì si usa la scheda blu. Minchia, ho avuto ragione con 12R a portare la scheda blu, perché si usa qua. Finalmente. Dimmi che la posso anche scartare e proprio mi regali un sogno, non solo realtà. Meraviglia, meraviglia. Quindi, come mi muovo? Così. Ok. E di qua, cazzo, cazzo, cazzo. Ma porca puttana, le spalle all'ultimo gli ho dato. Tanto combina sta roba. Andiamo qua. Perché è dove c'era l'altra Clementina. L'altra Clementine. Quindi va bene. Maria santi... Non mi hai toccato. Aspetta, perché forse ci stiamo capendo veramente poco io e te. Liscio? Che meraviglia. Hai rotto il cazzo, ok? Ok. Mi hai fatto tirare un colpo a caso, perché sei un bastardo maledetto. Maledetto. Bastardo maledetto. Qua cosa avevamo? Aspetta, era il... non ricordo. Cazzo di Hunter. Ok, era qui. Yes. Eccola. Quindi si può combinare. Il Clement A, ok. Combina sta roba. E abbiamo il mix di Clement. Vari oggetti. Posso modificare la mia... Ok. Ok, abbiamo la pistola potenziata. Non si sa potenziata come, in cosa e perché. Però abbiamo la pistola potenziata. Non me ne privo sicuramente. E adesso sto pensando di qua cosa c'è? No, cos'è? È collassato, quindi non mi fa passare. Di qua, ok, non fa andare in ogni caso. Vabbè, direi che qui è anche andata la situation. Ora... La mia preoccupazione... Merda. Ok. La mia preoccupazione sta nel fatto che ancora... Quanti minchia siete? Sta nel fatto che ancora non ho trovato nessuno degli emblemi
da inserire nel cazzafala. Quindi nel cazzabrodo. Interessante. Il ragazzaccio qua dov'è? In una posizione terribile. Fai passare? Grazie. Ai 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 ai. Ok. Che situation di merda. E si esce. Long time no see, Chris. Ok. Porca Eva. Vai. Ok. No. Madonna, cosa sta succedendo? Chi è? Non è morto. Mi ha shottato? Mi ha shottato? Ma è serio? Ma è serio? Ah, incredibile questa roba comunque. Il fatto che i nemici debbano avere un attacco che shot è una... un po' una merda, fatemelo dire. È un po' una merda. Tra l'altro quell'attacco su Code Veronica credo sia anche abbastanza raro, perché... Cioè... Ah beh, allora ovviamente andrà tutto in merda, perché questa roba mi ha fatto abbastanza inalberare, mettiamola così. Quindi andrà a finire in tragedia qualsiasi cosa adesso. Ovviamente. Ovviamente. Però bella... Bella merda. Bella merda seriamente. Bella merda seriamente. Attacco poco leggibile. Ma non solo quello. Il problema principale è che avevo appena finito di sparare con il pompa. Siccome c'è un bel delay da quando finisci di sparare a quando effettivamente puoi ricominciare a muoverti. Sono morto. Sono morto, schippa sta merda. Ok. Vuol dire che doveva andare in questa maniera, d'accordo. Cosa posso dire? Mi girano le palle, non poco. Però vabbè, ci sta. Ci sta. Non credo. Penso sia la prima morte su Code Veronica della serie, effettivamente. Ovviamente come si muore? Shottati. Ah no, giusto, sto scherzando. Lo scontro con il Tyrant avevo dimenticato. Vabbè, un'altra merda, eh. Un'altra porcata, vabbè. Diciamo che Code Veronica a livello di porcate, di bullshit... Non si risparmia, eh? E qualcuno qua dirà: ma anche su Resident Evil 1 gli Hunter shottano. Sì, ma l'attacco degli Hunter che shotta su Resident Evil 1 lo percepisci. Hai un tempo di reazione. E soprattutto, se proprio vogliamo. Porca puttana! Se proprio vogliamo dirla tutta, Chris. Ovviamente il remake di Resident Evil 1 non ha lo stesso movement di questa roba qua, che è di una legnosità fuori dal creato. Ecco, tant'è che ancora sta cazzo di cosa non la prende. Chris, stanno cominciando a girarmi i coglioni, hai presente, no? Ok, grazie. Sapete che faccio? Io prima di fare qualsiasi altra roba vado lì fuori e ammazzo quei due figli di Zoccolina. Così almeno li tolgo già di mezzo ora. Ci portiamo avanti. La speranza è che non risciottino. Magari.
dubbio sempre. Il colpo lo dai. Ok, dovrebbe essere andato. Sì. Va bene. È una stronzata, ragazzi. È una stronzata, perché non esiste. Per come è successo, non esiste. Non esiste. Non esiste. Non hanno un tempo, non hanno un'animazione, non hanno un tempo. Io non ho un tempo di recupero abbastanza veloce da poter reagire, quindi sono dovuto morire necessariamente. Lì il gioco mi ha proprio detto: prendila nel culo, punto. D'accordo, va bene, va benissimo. Questo zombie mi morderà, ovviamente. Perché? No, invece no. Io direi: facciamo una roba. Se riusciamo ad evitare un po' tutto, magari. Cazzo, evitiamo il cazzo, il gran cazzo che mi ritrovo, evitiamo. Ok. Ok. Vieni. Non ne ho la minima intenzione di spararti, quindi vieni tu. Ok, grazie. Che puttanata. Che puttanata. Cioè, alla fine abbiamo perso 5 minuti, giusto, nel fare di nuovo la strada. Però mi girano le palle. Per come sono morto, più che altro. Bastardo. E va bene, dai. Ci sta. Qua riattiviamo la ventilazione. Ok, momento inskippabile. Ovviamente, sia mai. Sia mai, eh. Chiusiamo la scheda. E via. Lui perché è qui? Ma tu perché cazzo stai qua? No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Oggi finisce in tragedia. Oggi prevedo. E un attimo, perché mi sto cagando addosso. E non me lo ricordavo lui qui. Vorrei evitare di sparargli. Vorrei evitare di tirargli i colpi contro. Conservarli. Va bene. Glocca, 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 Chris, glocca. Ok. E ce l'abbiamo. Ora via. Allora, dritto per dritto, praticamente, è la porta. Quindi calma. Dritto, paradritto. A chi? Ok, non m'ha visto. Meglio così. Che ansia, che ansia. Eccolo qua. Ok. No, come sei messo male, cazzo. Perfetto. Ci siamo, alla grandissima. E via. I residenti sono stronzi. Ok. Dove vado? Bloccato completamente. Morsetto! Grandissimo. Nel mezzo. Ok. Slalom tra gli zombie. Ci sta. E andiamo. Stavolta ci siamo. Stavolta sì.
Ah, di qua c'è qualcosa? Non vedo, sai. Ma questa in teoria si sblocca. Ah no, proprio. Va bene, stavo scherzando, giusto. Era tutto uno scherzo. Questa... devo andare di qua, sì. Ok. Ah, questa riporta all'aeroporto, d'accordo. D'accordo, ci sono. Ok. Bene. Sì, siamo tornati qua. Salviamo, roba santa, considerando quella che è stata la situazione fino ad ora. Direi che salvare male non fa. Ci portiamo anche un spy, ma sì. E via. Quanto è tosto, quanto è infame, ecco. Ok. E via. Però a sto punto mi viene in mente l'idea che magari i tre... Porca Eva! È finita. Ce la faccio? Madonna, liscio di entrambi. Ma porca pu... Ah, lui spamma gli... No, non esiste. Non esiste onestamente. A me sta roba fa girare il cazzo, scusami. Minchia che... Cioè, che merda di nemici. Ma non sono proprio strutturati male. Cioè, sono strutturati male. Di merda sono strutturati. Questo mi fa girare. Questo mi fa impazzire. Cristo! Porca troia, che schifezza! Dove cazzo sto andando? Mi sono perso. Vabbè. Ah. Bello, ok. Devo comunque salire l'ascensore. E no, mi girano le palle completamente, perché non ha senso. A parte non si vede una sega perché stava proprio nel lato della penombra. Però vabbè, dai. Cioè, veramente. Che cazzo. Atroci. Cod Veronica è abbastanza atroce, eh? No? Non devo per forza, giusto? Beh, andiamo di qua. Non mi ricordo qua cosa c'era. Dicevo, io credo che i tre emblemi a sto punto siano giustamente dove di norma li ha messi Claire. Quindi comunque tutti e tre là. E va benissimo come cosa. Roba? No? Ok. Questo? Questo, vabbè, il dispositivo della pressione. Mi sa che ora dobbiamo azionarlo? Deve essere operato manualmente. Ah, infatti. Leggi nota. Operazione manuale. 1. Rifornisci l'olio al 10. Ah, 10 litri usando i tre cilindri. A questo punto 2, considerando che il primo è completamente fottuto. Lo standard quantitativo di olio deve essere mantenuto. Se l'olio non è nella quantità standard di 7 litri, ok, dobbiamo arrivare a 7, il dispositivo non si attiverà. Fare attenzione. Ok, e come faccio ad arrivare a 7 se...
Ah, lui lo ricarica però. Lui lo ricarica. Lui lo ricarica. Ah, ok. Ok. Allora calma. No. Devo andare praticamente fino a quando... Va bene. 3. Oddio, ci sono in teoria, perché faccio 3 e 3. Quello è 1, giusto? Quello dovrebbe contare per 1, questo. Perfetto. Ok. Ci siamo. Ecco. Salve. Colpi di pompa la vedo, quando l'aspetto. Andiamo di pistolozza con loro. Vedo una sega. Io a caso devo sparare perché non vedo una minchia. Ok. Aiuto! Qualcuno? Questa pistola esattamente in che modo è stata potenziata, no? Per capire più che altro. Sembra che spari confetti. È stata potenziata, a detta del gioco è stata potenziata, d'accordo. 30 colpi di bomba, ci stanno. Andiamo. Ah. Ma io nel dubbio, considerando la quantità di figli di puttana di Hunter nel gioco, in questa sezione mi preparerei in questo modo. E questo mi sa che lo abbassiamo. Sì. Così possiamo passare effettivamente. Ok. E andiamo. Chris, magari becchiamola come sempre la parte giusta. Grazie. Se no non riusciamo così. Ok. Quindi ascensorino. Ok, e ora si può passare. Ho sentito... Minchia, ci ho visto lungo. Porca mignotta. Andato? No. C'è 4 colpi di bomba. A volte 3, a volte 4. Che... Va bene, va bene. Va bene così. D'accordo. D'accordo. Decisioni, gioco. Decisioni. Poi... Sam Fisher, che cosa sto guardando? C'è Sam Fisher. E via. Oh, basta! Avete rotto. Non è entrato il colpo. Che sta roba, non si capisce. Ma sì, ma buttiamo colpi. Ma buttiamo colpi. Stiamo nello spendere. Ecco, chia, non ho parole. Sono preso. Mi sono elexcusnated. Bene. Sì, toglila. Perfetto. Ma posso dirlo? Ora beccherò la merda poi dai
dai Resident Evil, dai puristi della serie. Non direi che questa parte di Chris che torna alla base è una merda. Si può dire, almeno fino ad ora mi fa abbastanza cagare, si può dire. Non mi piace per niente. Non la ricordavo e giocandola ora sto capendo perché non la ricordavo effettivamente. Perché è una merda. Proprio non mi piace. Non mi piace per nulla. E dobbiamo tornare indietro, quindi sì. È una disgrazia. È solo una disgrazia. Mamma mia. Cioè, che roba. Andiamo. Che poi puristi, pure io teoricamente dovrei essere un expert della serie, un purista. Però una cosa che mi sta sulle palle la riconosco in maniera importante, cioè non mi va genio, non mi va genio, mettiamola così. Allora, tanto io risalverei, considerando la situazione disperata. Salvataggino di quelli. Sicuramente io sto aprendo la cassa, non sto puntando la macchinetta, Chris. Ma porca mignotta. Ok. Perfetto. Airport. Elevator. D'accordo. Via. E via così. Di nuovo per l'ascensore a questo punto. Adesso io devo ricordare dove stava la caponata dei tre emblemi. All'1F, giusto? Allora vediamo. Ora con calma cerca di capire. No, io non ci posso credere. Io non ci voglio credere. Io non ho parole, cazzo. Lo devo usare perché il terrore è che mi stiano anche uccidendo, quindi mamma mia, ma perché questa roba? Perché questo disastro? Mi hanno avvelenato. Cioè, mi hanno avvelenato. Questo vuol dire che... Questo vuol dire che si devono fottere, veramente. Questo vuol dire. Si facciano fottere. Ecco. Pure. Ho sbagliato strada. Poco stesso. Ma mancavano solo gli Hunter che avvelenavano. Mancavano. Oh, tutti. Tutti. Tutti in questo cazzo di gioco ci sono. Un attimo. Ah, di qua, giusto. No, ho avuto un momento di... Ho avuto un momento, ok. No, dicevo, mancavano solo gli Hunter velenosi. Abbiamo fatto proprio il botto, abbiamo completato l'opera. Va bene. Allora. E di qua. Ah, ora devo stare attento allo stronzo tentacoloso, giusto, vero? Ancora qui? Ma ovviamente ancora qui, ovviamente mi colpisce lui. Ovviamente. Ma che fa? Se ne priva lui. Ma vi sembra tipo che se ne priva? Ma dai. La sgafagnata nei denti me la deve dare sempre. Ora, con estrema velocità, gentilmente,
Ma io sto pensando una cosa. No, è giusto, giusto, giusto che non ho avuto un attimo di un momento di riflessione tra me e me. Ok, ci siamo. Intanto togliamo il velenozzo. Ok, giustamente siamo sul. Ma no, hai visto mai che non siamo sul. Ti sembra, no? Erbette singole le abbiamo. Se sa mai. Una, va bene. Usiamola. Ancora. Quindi era un caution sul che tendeva al caution arancione. Che bello. Quindi abbiamo buttato praticamente due erbette. Potevamo usarne una combinata e via. No, vabbè. Che devastamento di palle. Andiamo. Ora mi tocca solo ricordare, capire come che si tornava effettivamente. Devo andarci da. Potevo portarla una cura io. Che stronzo. Vabbè, andiamo così. Namo così. Qua. E di qua. Aspettate, ma io ci devo andare col Turntable. Quindi vuol dire che devo risuperare i due Hunter. No, nel frattempo sto riflettendo perché sono abbastanza devastato a livello mentale, cioè. Devo fare una strada ancora di merda. Di nuovo. Va bene. Dire che mi stanno girando le palle è un eufemismo. Quindi aspettate. Aspettate. Di qua, no, 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 gli Hunter no, di qua, giusto. Ok, devo superare gli zombie più che altro. Va bene. Un conto sono sti cazzo di zombie qua, e va bene. Porca Giuda! Un conto sono gli Hunter, effettivamente. Giù, bene. Tutto questo sapete perché? Per tenere questo minchia di pompa. Per tenere questo merdaccia di pompa. Eccolo lui nelle scale, eccolo lui guardingo. Bene. Che gioco di merda. No, vabbè, gioco di merda no, dai. Però, diciamo che ci mette il suo, eh. Diciamo che il suo ce lo mette. Andiamo. Dovrebbe essere prima F. Cioè, fare tutti sti giri non è divertente come roba. Che poi si ripetono all'infinito. Considerando che una parte è già vissuta comunque con Claire alla fine, quindi va bene. Via.
Via. E via. Ok. Si può? Sì. Bassa la leva. Oh, un passaggio. Wow. Chris, perché ci dobbiamo bloccare ovunque? Colpi di pompa, male non fanno, come sempre. E qui... Ah, altri colpi di pompa. Bruttissima sta roba. Bruttissima sta roba. Troppi colpi di pompa. Ok. E scendiamo. Sì. Una faticaccia. Una fatica. Il cuore, non mi piace il cuore che batte. Brutto segno. Eccoli qua. Ragni, te pare, erbetta verde, buona come il pane. Via, ci sono anche colpi di... Aspetta. Via, prendi, per favore. Per l'amor di Dio, prendi sti colpi. Ok. E via. Non ci provare, sai? Ok. Vai. Mi sa che stiamo andando a recuperare effettivamente l'emblema, la targa del cazzafà. Qua, altre erbette. Facciamo una roba. Blue herb. Avendo una blue herb, una la combiniamo così. E queste due le combiniamo in maniera cattivissima. E facciamo la tripla. Ok, ora possiamo andare. Eccolo. Oh merda. Ah, il... Non mi ricordo il nome. Non ricordo il nome. La schifezza mutata. Quella che cresceva. Vabbè. Colpo di pistola. E... Ma lui sta solo in acqua? A quanto pare... Ma io potrei semplicemente... recuperare la targa senza rompergli le palle più di tanto. Se del tipo la vedo, eh? Aia. No! Via! L'ho presa! Va bene! Via! Fuori dalle palle! Chris! Mi sa che ce l'abbiamo fatta! Va bene! Andiamo! È andata. Ma lui può stare lì tranquillo, cioè non lo tocca nessuno, quindi per me va benissimo. Per me va più che bene. Allora, torniamo indietro. Ecco qua. Perfetto. Questo doveva succedere. Che... Gesù santissimo, d'accordo. E combiniamo? Ah, la barda! Da inserire nella porta, quella che abbiamo... Dove c'era la batteria, dove abbiamo recuperato la batteria. Perfetto. Basta tornare là, la famo easy. E come cazzo ci si torna easy? Aspettate. Basta tornare là. Teoricamente, il cazzo, ok. Cioè, mi devo rifare nuovamente tutto il giro. Vabbè, rifacciamoci tutto il giro. Per una seconda volta. Aspettate, ma è serio il discorso? Come cazzo ci torno io?
Senza posare il pompa, intendo, eh? Cioè, il discorso che voglio fare è... Un attimo, perché mi sto un attimo perdendo. Se io vado a 2F, no? Al secondo piano. Facciamo finta. Sì. 2F. Ok. Non c'è un modo per... Questa dove portava? Quella dovrebbe essere la... L'ascensore, l'ascensorino. Sì. E teoricamente funziona. Ok. Perché poi c'è il carro armato qua. Porca mignotta. Fuori. Dai, Chris. Ok. Vediamo, e dovrebbe andare. No, questa è la roba del verme, la caverna. Oh signore. Ai ai ai. Chris, via. Allora, ok, scendiamo questi due scalini e andiamo. Ma che fa? Che cazzo fa? Ti teletrasporti? Erano senza parole. Oh signore, via per favore, via. Ah, qui c'è il carro armato, il cazzo armato. Ok, perfetto, ci siamo. Dov'è la botola? Dove sta? Eccola, è la botola, la piattaforma, l'ascensorino. E ci siamo, vediamo. Occhio a loro, via. Allora, salviamo, per favore. E... abbiamo intanto questo via. Salvataggi, sono persi i salvataggi, eccoli. No, questo non è un salvataggio, questo è un salvataggio. Ok, sparabum. E via. Ok. Oh, finalmente. Andiamo. Come stiamo wobblando. Questo apri. Cutscene. Sembrerebbe. Aia, che botta. Hold on, Claire. Awesome.
Guardalo, guardalo. Comunque sono tutti piloti, eh? Tutti che riescono a guidare jet, aerei. Bella la luna. Spiaccicata proprio lì. Meraviglioso. Ah, tanto aiuto. Ragazzi, aiuto. Eccoci. Ok. Oh, ok. Anche con Chris, quindi siamo alla... la base antartica. Perfetto. Cioè, praticamente si ripercorrono le tracce di Claire, effettivamente. Magari in un modo un po' un tantino diverso, però... si fa quello in ogni caso. Allora, ecco, già cominciano i bivi cominciano, questo cos'è? No, vabbè. Era un ascensore d'emergenza. D'accordo. Di evacuazione, più che altro. Qua? Che cazzo è quello? Aspettate un attimo. Io, per la scienza... domanda, ma se io dovessi arrivare qua senza, non dico senza risorse, però più o meno senza risorse, ecco. Cioè, mettiamo caso. Magari colpirlo, eh. Ok. Passa avanti quello di colpire il nemico. Chi la scende con questa inquadratura, la scala? Che è successo? Cioè, che cos'è? Boh, vabbè. Ha avuto un momento di... va bene così. Allora, signori, un attimino, perché considerando dove siamo e come siamo messi, direi che può anche andare. Allora, si può chiudere, perché dovrebbe esserci anche il salvataggio per il nostro buon uomo. Sì, la stanza è sempre questa, quindi va bene. Vediamo. Tanto, qua c'era l'entrata dell'alabarda, anche... e infatti, quindi io ancora ho l'alabarda. Ficchiamola dentro, così. Perfetto. E apre. Che cos'è quello? Che è sta cosa? Paperweight. Fermacarte. C'è un file. Il diario di Alfred. 30 gennaio. C'è una stanza chiusa nell'hallway. Nel salone localizzato all'interno della struttura antartica. Non so cosa ci sia nascosto lì dentro. So come entrarci. Ok. Posso usare i tre gioielli. Oh madonna. Calma, aspetta. I can use the three jewels that each one of our three family members were as proof of being a legitimate descendant of the... Ok, posso usare i tre gioielli che ognuno di noi tre membri della famiglia
indossiamo come prova di essere i discendenti legittimi della famiglia Ashford. Ok. L'unico problema è... I don't know. Again. Ah, ok. Non ho idea di come recuperare la possessione, il gioiello di mio padre, in questo caso. Va bene. 17 febbraio. Sono finalmente riuscito ad entrare nella stanza sigillata. I never could have imagined that such an insane secret existed regarding the birth of both Alexei and myself. Non avrei mai potuto immaginare che... Ok... Ok, all'interno di questa stanza sigillata lui ho scoperto questo segreto inimmaginabile riguardo l'esistenza, la creazione, la nascita sia di Alexia che di Alexander, di Alfred, ok. Odio mio padre. Quel bastardo, quello scemo, quell'infame, quell'infausto, Alexander. Now is it obvious that we were merely created in attempt to cover my father's blunder? Ora è ovvio che siamo stati creati, meramente creati, nell'intento di coprire my father's blunder, la sbandata di mio padre, potremmo dire questo? L'errore? Aspettate, blunder, facciamo la pulita. Blunder sarebbe... errore, ho detto bene, va bene. I can never trust him again, non posso più fidarmi di lui. Devo riottenere la gloria della famiglia Ashford con mia sorella. Ok. Non ho niente di cui aver paura. Fino a quando Alexia è con me. D'accordo. 3 marzo. Alexia ha mandato avanti l'esperimento sul corpo umano di cui stavamo parlando. Il nostro inutile padre deve essere contento ora. Since he can finally contribute to the Ashford family, considerando che ha finalmente contribuito alla famiglia degli Ashford, da quando ha finalmente contribuito alla famiglia degli Ashford, ok. The only thing we should be careful about is that the butler, Arman, does not become wise to our activities. Ok. L'unica cosa di cui dobbiamo tener conto, di cui dobbiamo fare attenzione, la quale dobbiamo fare attenzione, è che il butler, come sempre, come cazzo si chiamava, il maggiordomo, Arman, non si renda conto delle nostre attività, ok? Non entri a conoscenza di quelle che sono le nostre attività. Va bene. Madonna mia, aprile 22. L'esperimento è risultato un fallimento. Bene. Nostro padre è stato inutile, dopo tutto. Anche peggio. Ah, si è trasformato in un pericoloso mostro che è completamente fuori controllo. Quindi, ok. Il tizio con l'asher Alexander, effettivamente, sì. L'abbiamo legato e chiuso nel sotterraneo, nella cella della prigione del sotterraneo. Ad ogni modo, Alexia sembra essere vicina ad una soluzione. Beyond all of my expectations, she now says that she wishes to conduct the experiment on her own body. Superando tutte quelle che sono le mie expectations. Non mi viene il termine. Expectations. Cazzo, non mi viene il termine. Aspettative, scusate. Ora dice: ha l'intenzione di condurre l'esperimento sul suo stesso corpo. D'accordo. On top of that, she feels that she must be kept asleep for 15 years in order to accomplish the experiment. Ok.
sente, percepisce, she feels, perché she feels? Va bene, comunque ha l'idea di doversi mantenere, di dover dormire, comunque dover essere, dover riposare per 15 anni per poter portare a termine quello che è l'esperimento, effettivamente. Ah, ibernata, ecco, mettiamola così, deve essere, non asleep, perché non è tanto giusto. Asleep, sì, ibernata per 15 anni per poter portare a termine quello che è l'esperimento. Grazie a quell'idiota non posso vedere la mia adorata Alexia per un lungo periodo di 15 anni. Ok, Alexia dormirà. With all of her trust relying upon me. Ok, con tutta la sua fiducia che ricade su di me in questo caso. Adesso sono l'unico che può proteggere Alexia. Va bene. Un diario pieno di... C'è qualcos'altro? Hai rotto il cazzo? Ah, qui c'è. Sbaglio. Va bene. Signori, un attimino. Salviamo. Intanto vorrevo controllare un attimo il paperweight, che non ho capito. Sì, infatti è un fermacarte per poter bloccare i documenti, così che non scappino via. Non riesco a capire il significato del design in cima e sulla parte inferiore, ma sembra essere qualcosa legato all'umbrella. Sì, vabbè, oddio. E poi vari simboli che onestamente... Vabbè. E al momento è incomprensibile. Direi salviamo. Ok. No, non il 27, il 13. Signori, per dove abbiamo... Per come abbiamo effettivamente iniziato la live, la chiudiamo. Siamo sempre nella stessa stanza, solo che siamo con Chris in questo caso. Un episodio abbastanza... Drenante. Bello potente, bello carico. Stressante. E quindi... La chiudiamo qua. Io, come sempre, quello che posso fare è ringraziare chi supporta, chi riesce ad entrare in live anche per poco, anche solo per salutare, chi effettivamente magari entra e rimane per un tempo prolungato, chi rimane fino alla fine, chi supporta al di fuori di Twitch, YouTube, i social magari, chi supporta nella real life. Grazie a tutti. E cos'altro? Prossima live. Domani. Io penso, presumo, pomeridiana, in questo caso, il prossimo appuntamento. E come sempre, manco a dirlo, aspettatevi, nel dubbio, notifiche di ogni tipo. Se potete, seguite dove potete. Se potete, seguite dove potete. Bello, ci sta. Per rimanere sempre aggiornati. Ora stacchiamo qua e nel frattempo vado a caricare tutta sta episodio traumatizzante sul tubo. Niente, io ringrazio nuovamente e vi saluto. Alla prossima.